Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Lost Ark. Questa è una beta tecnica che Amazon Games ha deciso di permettermi di portare in video. La beta in teoria credo sia richiedibile, ma è valida fino all'11 di novembre. Onestamente poi non so quando vedrete questo video, però vabbè, lo proviamo. E vi annuncio fin da subito che l'esperienza di questo video sarà un po' come quella dell'amico che vi mostra un gioco a casa sua, vi invita e lo provate. Quindi non sarà un video in cui vi spiego come si gioca, perché nemmeno io lo so, ma è un video che magari potrebbe rispondere a qualche domanda che vorreste fare ai millemila streamers che stanno portando in questi giorni il gioco, magari se lo vedrete più avanti. Tutte quelle domande che avreste voluto fare, insomma, io poi vi risponderò sotto nei commenti se avete qualche domanda, qualche impressione. È in beta fino all'11 di novembre, quindi non tanti giorni. Io l'ho ricevuto anche tardi, c'è gente che l'ha avuto anche una settimana prima di me, e quindi ho dovuto aspettare. È un gioco che così a prima vista mi ricorda molto Path of Exile, ma un po' più action. E praticamente lo proviamo con il tasto destro, ci si muove. Con il tasto sinistro si attacca. Io ho scelto una mage. Sembra avere quella caratterizzazione tipica dei giochi coreani, ma in realtà in teoria non dovrebbe esserlo. E a differenza di Path of Exile, questo dovrebbe essere proprio più un MMORPG piuttosto che un gioco alla Diablo-like. Il gioco sarà free to play e uscirà a maggio 2022, quindi ci sarà parecchio da aspettare. La cosa che mi ha stupito di questo gioco è che c'è intorno un hype incredibile, ma non solo un hype. Un entusiasmo di gente che lo ha giocato con le beta e soprattutto con le VPN nei server russi dove il gioco pare sia già uscito. Comunque sarà un free to play, questa è una cosa che ne parleremo poi, ma mi mette anche una leggerissima paura, un leggerissimo timore. In sintesi, cosa è successo? Io ho scelto la classe del mago. Ci sono diverse classi da scegliere, tra cui anche la gunner, che è molto interessante con le pistole, ma io ho scelto il mago, fedele anche alla mia passione per la magia, e l'ho cercata di fare più simile a quella che ho fatto, il personaggio che ho fatto su Alien e il personaggio che ho fatto su Black Desert, giusto per avere un metodo di paragone anche sulla grafica. Questo è il menu principale. In sintesi, noi abbiamo avuto la Cimaga che doveva donarci la sua anima. C'è stato un attacco che ha rubato l'anima. Allora noi siamo intervenuti, abbiamo difeso, abbiamo recuperato l'anima. E ora siamo in questo mondo, non so se ultraterreno o cosa, dove ci devono in sintesi premiare. Questa è una sintesi del video iniziale. Possiamo vedere che qua ci sono, le memory, quindi tutti i video visti nel gioco. I titoli, gli achievement, il menu è molto chiaro, devo dire. Il personaggio, come abbiamo il nostro personaggio, insomma, con le trade skill, le combat skill, l'inventario, le avventure con tutte le varie cose, anche i rapporti, un po' stile Black Desert, credo. I pet, le mount, la mappa del mondo, la training room dove si possono andare a simulare dei combattimenti. Abbiamo a livello di community anche la Stronghold, i raid, Find a Party, la voice chat. Insomma, sembra abbastanza completo come gioco, però al momento non abbiamo ancora bloccato nulla. Andiamo a vedere in che cosa consiste questo titolo. Ve lo faccio vedere qui. Lo esploriamo un pochino insieme e traiamo in questi pochi minuti le prime conclusioni, che ovviamente ribadisco prima che qualcuno mi scriva ma non hai visto niente, cosa vuoi dare parere? Io non sto dando parere, lo stiamo provando insieme. Sintesi. Molto sintesi. Le forze del caos si stanno muovendo ancora. L'arca che ci ha salvato una volta dai demoni, ne abbiamo bisogno ancora. Prova a aprire il tomo della profezia. Bene. Si interagisce con G, se non mi ricordo male. Ti mostrerà il percorso del tuo destino. Let's go. Premi G, vediamo il libro delle profezie. Il gioco non è in italiano, anche se è di Amazon Games. Allora, qua ogni classe ha una suddivisione un po' in sottoclassi. Possiamo scegliere l'evocatrice Summoner. Credo sia il Summoner, evocare. Non è proprio evocare, però insomma. Il Bard invece usa arpe. No, facciamo Summoner ovviamente. Abbiamo il bastone magico. Qua ci dà, vedete, il bilanciamento, insomma, attacco a distanza massimo, attacco di potenza, è un supporto ed è minimo nella difesa e nella mobilità. Va bene. E poi si può andare nel class tester. Premi C
Per il basic attack, ma credo sia anche col tasto sinistro, ok, sì, del mouse. Click to close. Prendi l'energia antica. Cos'è sta roba? Cioè, praticamente qua si possono evocare i mostri e fare un test. Devo abituarmi a questo metodo di combattimento. Ah, col tasto spazio si salta, ci si muove, si rotola. Devo capire bene che cos'è questa cosa, perché vedete che con la Q abbiamo le varie abilità, che al momento non conosco, però le provo. Bello da... Il VASD in pratica sono tutte abilità che dovrei studiarmi. Che tasto F? Ah, si sceglie dove? Use Ancient Elemental. Boh, mamma mia, che roba. Usiamo ancora l'elementale magico. Mamma mia, che botta che dà. E questo è l'attacco base. Sì, ma end test. Ok, si può andare avanti. Devo abituarmi perché sono abituato a premere col tasto sinistro, invece il sinistro attacca e il destro muove. Sì, Summoner. Scelgo questo destino. Va bene. Devo studiare bene come funziona, perché sotto ho visto che ci sono delle carte da selezionare, devo capire. Ok. C'è qualche compenetrazione strana col terreno, ma vabbè. Oh. Vedi, va bene. Ok, abbiamo sbloccato un achievement, il nostro primo achievement. Col tasto G o il tasto destro interagiamo. Possa Regulus benedire il tuo percorso, il percorso che hai scelto. Ok. G, next. È un po' scomodo G, però vabbè. Le forze dell'oscurità crescono sempre più forti. Ma prendi cuore, figlia mia, il futuro non è stato ancora deciso. Segui il tuo destino. Bene. Live. Vediamo come funziona. Farai i primi passi nella quest per l'arca, nella missione per l'arca. Il futuro di Arcesia è nelle tue mani. Bene. La luce del mondo non deve cadere nel caos. Vabbè, classico incipit, insomma, di tutte le cose di questo tipo. Musiche stupende. La grafica non è un granché, ma adesso andiamo a vedere anche il dettaglio, perché io ho proprio preso dall'hype, ho iniziato a registrare senza guardarlo. Un pilastro di luce. Dovremmo muoverci. Andare dove? Per incontrare vecchi amici. Dopo centinaia d'anni di attesa. 500 anni di attesa. Le stelle del destino ci chiamano. Bella la musica epica. C'è uno scenario adesso, penso. Stanziata? Ai gradini 2 a 2. Look alive, scrubs. We're here. Si arriva in nave, come tutti gli Elder Scrolls, ma questo non è un Elder Scrolls. Ovviamente l'abbigliamento nostro non c'entra una fava con tutto il resto, ma va bene. Che spettacolo! Prossimo passo? Prossima fermata tua. Che bella introduzione, però. Spero non facciano veramente cavolate col free to play. Veramente, veramente. Però, se in Russia, poi correggetemi se sbaglio, lo giocano già. Credo sia un bel gioco. Bring your things.
Molto bene. Home is next, so please don't get off just yet. Oh. Posso scendere insieme agli altri? Salve, salve. Andiamo, andiamo. You're finally here. Credo siamo a livello 10. Perché da quello che so ci portava a livello 10. Ok, abbiamo la minimappa in alto. Vediamo se si è sbloccata la mappa del mondo. Abbiamo l'inventario che è fatto così un po' alla Diablo. Poi la world map non c'è ancora. Abbiamo i pets che non abbiamo. Abbiamo le nostre abilità. Andando a leggere, vediamo un attimo cosa abbiamo. Cast palla magica che infligge 290 danni. Un'esplosione condensata di energia. Questo è Gale Bird. Manda un Gale Bird volando in direzione in cui stai guardando. Infligge 116, tutto danno offensivo. Questo è la carica. Ah, ok, mostra questo cavallo magico che cavalca verso la direzione infliggendo 254 danni. Questo è Paulu. È una palla di fuoco. Ah, tutto offensivo. Ok, è un vento che infligge 418 danni. Qua abbiamo due abilità che non abbiamo. Con la C si attacca, con la P si apre il personaggio, con le varie il vario equipaggiamento, che è tutto uncommon. Quindi qua abbiamo, non so cosa sia, gli orecchini forse, perché siamo una sorta di elfo noi. E poi ci sono vari preset che possiamo cambiare da uno all'altro. Sì, non è ricchissimo proprio di tutto quello che possiamo mettere. Questa è l'arma, la staffa senziente. Qua abbiamo i titoli che possiamo scegliere, che dovrebbero darci anche dei bonus. Poi abbiamo skins and virtues. Sembra più profondo di quello che sembra. E qua le cards, che non so cosa siano. Comunque, non posso dirvi che lo porterò in live perché il gioco non è, diciamo, è una beta tecnica. E uscirà tra qualche mese, quindi bisogna aspettare. Viaggio grezzo. Vabbè, con G andiamo avanti. E tu sai come sono i marinai. Non sono esattamente molto accomodanti. Bene. Che importa? Quello che importa è che sei arrivato tutto ad un pezzo. È tempo di cominciare a esplorare la terra, no? Ok. È veramente raro vedere un Silvano da Rohendel, dove siamo arrivati noi, insomma. Questo posto è molto vicino di quanto puoi dire. Qui prendi questo, ci sono risorse per la truppa, diciamo, che esplora Trua. Non so quanto pericolosa questa missione prevede che sia. Il nostro cliente, ho sentito che ha investito molti soldi in questa missione. Contiene un'arma speciale, craftata da Uma, i fabbri di Uma. Quindi controlla. Press I. E abbiamo l'inventario. Non dirmi che... Press right click. Vediamo. Ci sarà. Adventure Staff. Livello 60. No, prendiamo. Apri. Ok. E quindi lo equipaggiamo. Ma ce lo cambia effettivamente? Vediamo. Guardate che voglio vedere se effettivamente cambia qualcosa. Sì, cambia il colore. È diventata blu. Va bene. Mi piace. Ok, dai, andiamo avanti. Cosa significa il dialogo? Lo saltiamo giusto per vedere un attimino se si può andare avanti così senza... Ok, ci dà la missione. Ah, ok, c'è un paiete che sta male, dobbiamo andare a controllare come sta. Puoi portarmi un po' d'acqua? Sì, certo. Ti porto l'acqua.
Water con la G è la stazione, quindi raccogliamo l'acqua da questo secchio che raccoglie l'acqua piovana. Abbiamo raccolto l'acqua, però non l'abbiamo. Thank you. Acqua cassata. Water. Sì, tieni, tieni. Il mio Sweet nome è water. Indy. Abbastanza un nome unico, non lo dimenticherò. Io sono Morpheus, un parente di Sacria. Sto cercando il tesoro nascosto sotto la città antica di Tarua. Un tesoro. Sembra che non, tu, non, tu abbia sentito da Gerka. Permettimi di fornirti dettagli, dati archeologici decifrati e vale, va bene. Gather round. Va bene, vai all'Adventure Rendezvous Point. Ok, è tutto guidatissimo, quindi. Io non so, onestamente. Adesso diamo un'occhiata anche a livello di grafica, come siamo messi. Borderless, very high. Sì, è tutto very high, quindi direi che siamo messi bene. Non c'è una grande impostazione grafica, a dire la verità. Anti-aliasing è tutto alto, quindi diciamo che è volutamente una grafica non diciamo altissima. Non c'è l'italiano, ovviamente, qua non stiamo parlando di New World. Qua c'è la chat, qua c'è il gameplay, i controlli. Credo la visuale si afferma così, non si gioca anche col gamepad. Tristezza assoluta. Mi manca un po' di esperienza. Sono il capitano della tua expedition, chiamami Gerka. Va bene. Dai, saltiamo tutto. Ok, open the map, come ha detto il tizio qua. Ok, torniamo a parlarci. Ci sta insegnando tutto. Va bene. Sta in guardia. Captain, trolls in the camp. Ci sono dei troll nel campo. Damn it all. Dannazione, è andato fuoco a tutto. Andiamo in battaglia. Wake up and grab your weapons. Let's kill some trolls. No, continuo a ribadire che il nostro abbigliamento non è minimamente in linea con quello degli altri, però vabbè. Move quickly. Defend the camp. Premi C per attaccare, sì. È quasi più comodo attaccare col tasto C che col mouse. Dai, va. Palla di fuoco. No, col mouse è un'altra cosa, ammetto. Andiamo avanti. Quello è il cavallo magico. Tasto A. Ok, tasto S. Ha un non cooldown relativamente breve le prime skill. 4-7 secondi. Quelle sotto invece vanno anche 30 secondi, quindi devo fare un po' di attenzione. La vita e il mana, va tenuto d'occhio. Posso usare Z? No, non ce l'ho più con l'abilità lì del mega gigante che veniva giù, perché sulla D e la F non ho nessuna cosa. Però su F1 ho impostato le pozioni magiche. Ok, completata la quest, li abbiamo demoliti tutti. Bene, allora, stai fermo però. What a waste of energy. Va bene. Sure. Eccolo You are Morpheus. quite terrifying. Please put down the Puoi knife. darmi una mano? Hey, let someone else tend to the priest. We should be searching the surroundings. Inspect the tent. Vediamo un po'. Abbiamo due quest, due obiettivi. Ispeziona la tenda. Check. Ok, che è successo? Raccogli. C'è la lettera da leggere. Vabbè, sono delle memorie. E qua invece curiamo le ferite di sto tizio, dell'avventuriere. Ok, torniamo al prete. Too late for these people. I already gave some the potion.
Esprimi gratitudine a Morpheus. Ah, interessante. Trascina la pozione dall'inventario e aggiungila all'appropriata. No, vabbè. Combat skill. Ok. Puoi spiegarmele? Allora, praticamente possiamo potenziare le skill level. Quando lo skill level raggiunge livello 4, 7, 10, sarai in grado di settare lo skill tree. Lo skill tree ti permette di aggiustare le skill per adattarlo al tuo stile di combattimento. Dipende dallo skill tree, le combat skill possono essere più veloci, più forti o avere poteri speciali. Sei un avventuriero di esperienza, Indy, sono sicuro che perfezionerai al meglio, va bene. Premi K per aprire la combat skill. Ah, ma qua si apre un mondo. È un po' il principio che c'è anche su Alien, una cosa del genere, dove si potenziavano le skill. Abbiamo dei punti. Possiamo aggiungere le rune. Skill rune per sbloccare. Abbiamo vari preset che possiamo poi andare a acquistare. Due ne abbiamo, il terzo lo possiamo acquistare. Potenziamo questa. Abbiamo già delle abilità. No, skill level 1. Raccomandato. Ah, ci possono raccomandare le varie cose. Interessante. Ma non vedo se abbiamo punti. Sì, ci dice anche se è PvE. Tutto PvE questo. Però non abbiamo skill points, quindi non è inutile andare a guardarci adesso. Va bene. Preparati al peggio, non si sa cosa è successo. Va bene. The Arcs. Vabbè, adesso non ci stiamo troppo a concentrare sulla quest. Everyone gather up. We are going to break through the barrier and advance. Olè. Ok. Ma graficamente è comunque anche carino. It is believed the ruins of Trua are protected by the gods. Between traps and crumbling ceilings, we should be careful. Dovremmo stare attenti tra trappole e soffitti che cadono. Dovremmo stare attenti. Qua vedo un po' lo stile di New World. Queste statue giganti sono state costruite a immagini degli dei. Regulus ha creato lui stesso l'arca. Con la fiamma che brucia sempre. L'arca contiene un grande potere. Potenza di creare e la potenza di distruggere. Solo come un dio. E anche in tutto questo anche noi non c'entriamo nulla. Con il nostro aspetto così. He's right. We should be quiet. Look. Ce l'abbiamo fatta. Non sembra normale questo posto. Ok. Allora, conclusioni che vi do dopo pochi minuti. Non sembra male. Sarà da vedere perché il gioco va giocato parecchio. E possiamo saltare addirittura al prologo. Già che siamo in una beta, proviamo. Keep prologue. Inizia l'avventura. Ok. Quindi non spoileriamo nulla. E proviamo ad andare a vedere cosa succede saltando il prologo. Lead in life, quest accept. Cioè praticamente ora tecnicamente non abbiamo ancora il world map, però abbiamo saltato il prologo. Quindi dove siamo?
I hear a famous priest is arriving today. Ok, dobbiamo seguire il macchio qui e andare di là. Tecnicamente dovrebbe essere comunque un gioco un po' più orientato all'MMO, quindi l'interazione anche con altra gente. Potrebbe ricordare anche come stile grafico altri giochi tipo Albion. Però non c'entra nulla perché... Che succede? È veramente lui, sembra bellissimo. Chi è? Daddy, chi è quello? Papà, chi è quello? È un prete molto famoso. Amen, grazie molto per questo caldo benvenuto. Padre, Vaute e il resto del villaggio ti aspettava con impazienza. Ah, in casa è meglio non far aspettare. Che succede? E ovviamente chi se non noi lo aiutiamo. Ah, va, salti qua. Sì, però combatti anche tu, però, perché no, poi la soddisfazione di qua sembra quasi un museo da come vanno giù i nemici. Devo parlare ad Armin. Grazie per avermi salvato. Diretta a Predon. Ok. No. No. Non dirmi che... Ah no, ok. Mi faceva guidare lui. Che affari devi fare in Paridol? Stai cercando l'arca. Molte persone credono che l'arca sia un mito. La verità deve essere detta. Sto cercando l'arca. Ho sentito che c'è una tavola di pietra nel villaggio che contiene segreti a proposito di essa. Che coincidenza. Forse possiamo viaggiare insieme e vedere. E si vedeva sopra che c'erano questi due qui. Facciamo una brutta fine. E dai. Ti salvo io. Forse se riesco. Thank you. Oh no, they followed me all the way here. Mi hanno seguito fin qui. Ah, devo proteggerla da 31 assassini. Andiamo. Here comes more. Inizia. Non ho idea della rotation che va fatta per questa cosa, ma bello, fa un bel danno questo, devo dire. Tornare ai nostri incantesimi iniziali. Molto bene. Quanti ne abbiamo uccisi? 25, ne mancano 6. Ah, ha evocato un tizio, ok. O l'ho evocato io? Sì, l'ho evocato io. Non me ne ho mai reso conto che potevo evocare quell'affare lì. Vabbè, sono un pirla. Vabbè. Vediamo se funziona. Eh sì. Paolo sta lì. Ok. Penso fosse l'ultimo. Ok. My goodness. Va bene, dai. Andiamo alla cattedrale. Salve. Cioè, eravamo qua davanti a combattere e non avete mosso un dito? Vabbè. Va buon. Questa è la città, bella. Che bella. Con anche il background diversa la città. Cerca... nella cattedrale. Ok, di là. Ma vi dico, qualche dubbio ce l'ho comunque, perché voglio vedere quanto poi sarà a livello di interazione con altri giocatori, con amici, insomma, e soprattutto quanto sarà invasivo lo shop. Lo shop si può cliccare qua, ci sono diverse cose.
Poi bisogna vedere anche le mount, come funzionano, i pet, come funzionano. Ci sono un sacco di cose che al momento sono bloccate, andranno sbloccate giocando dalla mappa del mondo. Lo Stronghold, quindi magari una sorta di housing personale dovrebbe essere. Il PvP, tante cose. Adesso non abbiamo ancora skill, quindi bisogna andare avanti. Sembra davvero interessante, quello sì, senza dubbio. Ricorda alla fine sì, Path of Exile, per quanto sia forse più massivo, però vi chiedo conferma se qualcuno ne sa di più di me. E sembra anche molto più colorato, perché Path of Exile l'ho trovato molto scuro, un po' simile a un Diablo, insomma, un Grim Dawn, insomma, tutto cupo. Qua invece è un po' più colorato, che può essere una bella boccata d'aria fresca nel mondo dei giochi di questo tipo. Sarà da vedere un pochino come diventerà in futuro. Uscirà in free to play, come ho detto, a marzo, 22 di marzo del 2022. Lo hanno ritardato tanto, doveva uscire all'inizio insieme a New World, sempre edito da, rilasciato da Amazon Games, sviluppato poi da altri in realtà. E vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate, se avete voluto vedere questo video, se ve lo siete visto fino alla fine, insomma, eravate curiosi che impressione vi ha fatto, se vi ha fatto un'impressione magari simile alla mia. Ovviamente so che online ci sono persone che lo giocano da ore e ore, io no, e lo hanno portato, lo hanno fatto vedere. Questa è un'esperienza da amico sul divano, insomma, lo proviamo insieme. Boh, dubbi di qui, di là. Controllo un po' scomodo al momento, ma si può cambiare. Se clicca col destro e col sinistro si attacca. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Lost Ark e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.